chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Non è una minaccia, ma questa parola di Gesù non lascia scampo. Non si può essere neutrali di fronte a Gesù o al Vangelo. Bisogna scegliere se stare con Lui, accogliere la Sua parola e lasciarsi trasformare da essa, oppure prendere altre vie, abbracciare altre logiche, seguire altri maestri. Il risultato che Gesù prospetta è drammatico. Se si voltano le spalle a Dio, la propria vita entra nel vortice della dispersione. Ogni via che ci allontana da Dio ci conduce in un deserto senza più punti di riferimento, facile preda di colui che ha come scopo di rompere l'unità nell'uomo, tra gli uomini e con Dio. Non solo in questa Quaresima, ma ogni giorno, la parola di Dio ci invita alla vera conversione, a guardare la nostra coscienza. È una sfida per noi imitare l'esempio dei martiri della Chiesa che hanno avuto il coraggio di ascoltare, di seguire, di unire. Come cristiani, siamo tenuti a dare l'esempio del sacrificio e della dedizione. È un principio al quale bisogna essere fedeli sempre, con semplicità, senza domandarci se anche in una simile condotta si insinui l'orgoglio.